Che dire, quello che sta succedendo in Italia negli ultimi giorni è sconvolgente. Alcuni di voi mi hanno chiesto se sapessi qualcosa. Beh, io non sono un giornalista e nemmeno un dottore o altro. Non sono coinvolto direttamente con le ricerche sul campo, ma ho deciso di fare un paio di ricerche e portarvi oggi un piccolo riassunto delle cose fondamentali, in modo che non andiate a caso sulla situazione, visto che sono tante anche le fake news e le dicerie. Ciao a tutti intanto dal vostro Top Tenner di quartiere in questo nuovo video con i punti fondamentali che riguardano il coronavirus e la sua diffusione negli ultimi giorni. Se siete seduti o sdraiati o seduraiati, cominciamo! Mascherine. Non penso ci sia bisogno di spiegare cosa sia il coronavirus. Nei video precedenti avevo parlato di questa cosa. In poche parole, questo virus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi come polmonite e difficoltà respiratorie. Molti, nonostante alcuni dati, hanno cominciato a diffondere cose senza senso sulle mascherine da utilizzare. Alcuni addirittura credono basti solo coprire la bocca con qualcosa, altri ancora che non serva a niente nemmeno se stanno male loro. Ma quindi come funziona la cosa? Andiamo con ordine. Non si possono usare maschere qualunque, tipo quelle famose antismog utilizzate spesso a Milano o nelle grandi città metropolitane. Possono al massimo fermare il fumo delle macchine e la polvere, quindi i batteri. Ma i virus in confronto a questi ultimi hanno una misura di 0,2, massimo 0,3 micrometri, circa 10 volte più piccoli di un batterio. Le mascherine invece riconosciute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, utili a prevenire, sono quelle FFP2 e FFP3. Progettate per filtrare l'aria che respiriamo dall'esterno, con l'obiettivo di impedire che particelle, batteri o virus possano invadere il nostro organismo. Le mascherine FFP2, cioè ad alta protezione, omologate per trattenere particelle fino a 0,6 micron, hanno un'efficienza di filtrazione minima del 92%. Sono indicate per le persone quando il livello di rischio è basso o moderato. Le mascherine FFP3 invece consentono una protezione massima, approvate per trattenere particelle fino a 0,6 micron con un'efficienza di filtrazione minima del 98%. In base alla situazione dobbiamo scegliere quella più adatta. Il consiglio degli esperti è che i normali civili possono utilizzare quelle omologate FFP2, mentre i medici e quelli che devono avere a che fare con i malati devono per forza utilizzare la massima protezione possibile. Una cosa che in tanti non capiscono è questa: le mascherine non rendono immortali. Non aiutano a evitare del tutto di prendersi il virus. Non sono una sicurezza certa. Dovrebbero usarle specialmente persone che mostrano sintomi di influenza e tosse in modo da non arrecare danni agli altri intorno. Ad ora online non ce ne sono tante di mascherine, nelle farmacie sono spesso e volentieri esaurite. Una cosa veramente vergognosa sono i rivenditori che hanno aumentato alle stelle i prezzi. Approfittatori che non capiscono quanto sia grave la situazione. Sul mio canale Telegram sto cercando di linkare i prezzi più bassi possibili perché non è giusto che si spendano centinaia di euro per cose che prima ne venivano 5. Spero di essere d'aiuto più possibile per quelli che sono a corto di maschere, ma vi dico subito che se potete andare in farmacia è molto meglio. Online i tempi di consegna stanno diventando disumani. Inizio. Se prima c'era solo a Roma, adesso è arrivato anche qua il corona. Ma come è successo? Com'è iniziata? Anche in questo caso alcuni hanno diffuso delle bufale online per spaventare inutilmente. Prima di tutto ricordatevi che tutti i casi sono cominciati da persone che avevano prima viaggiato in Cina, poi erano tornati, oppure che hanno avuto a che fare con persone che hanno viaggiato, diffondendo la patologia forse senza saperlo a parenti e amici. Attualmente siamo a 155 casi, e forse cresceranno con il tempo. Tutto sembra sia cominciato a Codogno, circa 25-30 km da Lodi. All'inizio si pensava fosse stata colpa di un manager che era tornato dalla Cina a fine gennaio, andando poi a cena con un 38enne che è stato il primo ammalato. Ma non è così. Il paziente zero non è il manager, che è risultato negativo a tutti i test. Ma quindi chi è il paziente zero? L'uomo di 38 anni infettato è stato il primo, ma non è partito da lui. Sembra sia in condizioni abbastanza gravi, ma dovrebbe sopravvivere. Speriamo. Ora è caccia a quella persona quasi introvabile. Le ricerche continuano da parte dell'autorità perché sapere da dove è cominciato potrebbe portare a una luce alla fine del tunnel. Comunque, tornando alla mappa contagi, dal signore di 38 anni si è diffuso poi alla moglie di quest'ultimo che è incinta. Poi un amico con cui andava a correre la mattina, dopodiché risulta positivo un ragazzo con cui gioca a calcetto. Questo ragazzo a sua insaputa avrebbe infettato tre clienti del bar del padre.
e da lì una catena incontrollata che avrebbe raggiunto più di 150 persone. I morti accertati sono 3, di persone anziane che avevano una difesa immunitaria più debole e già di loro una cartella clinica difficile, quindi in realtà ci sarebbe ancora da accertare se è stata colpa del coronavirus o meno. Sfortunatamente questo virus peggiora le condizioni di persone già affette da altro. Sui giovani la possibilità di guarire è molto più alta. Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Se siete in una di queste regioni, ricordatevi di stare molto attenti e di non andare nel panico. È vero, ci sono quarantene e le manifestazioni sono state bloccate, ma è per prevenire, in modo da non peggiorare la situazione. Due ragazzi impauriti cercavano di scappare da Codogno a Lauro. Facendo ciò hanno solo peggiorato la situazione, perché avevano usato pure i mezzi pubblici. Ora il lavoro di medici e autorità si fa ancora più complesso, visto che bisogna ricostruire tutto il loro percorso. Non c'è bisogno di scappare da nessuna parte. La paura è normale, ma non c'è da allarmarsi. Se si rimane calmi a valutare la situazione e attendere nuove soluzioni, le cose miglioreranno per certo, perché non siamo in mezzo a un'epidemia dove tutti si trasformano in zombie. Conclusione. Tutte le attività che comprendono stare in gruppi molto folti vanno evitate. Se avevate programmato un'uscita di gruppo o qualche festa, non fatelo, è solo per il vostro bene. Lo Stato ha deciso di annullare tutte le celebrazioni più importanti nel nord Italia. Molte scuole sono chiuse, molte aziende hanno fatto lo stesso. Il periodo minimo di chiusura è una settimana. I pub e le discoteche in Lombardia in teoria dovrebbero rimanere chiuse dopo le 18. Se non lo sono, state molto attenti. Chi trasgredisce le nuove regole create apposta per la situazione verrà multato o messo in prigione, e non penso proprio sia un'esagerazione. Non possono rimetterci persone innocenti a causa del comportamento di pochi sconsiderati. Per concludere vi lascio con le linee guida per proteggervi. Lavarsi spesso le mani, ascoltare gli operatori sanitari nel caso siate in una delle città infette. Coprirsi naso e bocca quando si starnutisce o si tossisce, utilizzare gel per le mani spesso e cercare di non usare lo stesso fazzoletto troppe volte, e ricordarsi di evitare viaggi inutili. Se avevate in programma una vacanza, beh, annullatela. Non è consigliabile. Rimanere a casa il più possibile è molto meglio. Ovviamente entro i limiti, perché se c'è bisogno di fare rifornimento non ci si può far niente. Tutto ciò non vi renderà immuni, ma almeno vi aiuterà a prevenire e non infettare altri. Con questo concludiamo. Durante la pubblicazione del video sicuramente molte cose cambieranno, non so se in bene o in peggio. Ma ricordatevi di non allarmarvi inutilmente, lo ripeterò all'infinito. Tutto ciò che si sta facendo è solo per evitare un contagio ancora più disastroso. Prevenire è meglio che curare, o no? Se siete in quarantena, sopportate il più possibile. Solo così sarete al sicuro. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.